Sciscia è andata a trovare la professoressa Elsa Fornero, già indimenticabile ministro, per chiedere se regolarizzare gli immigrati può avere dei vantaggi. Sentite cosa ha detto. Professoressa, è scontro nel governo sulla possibilità di regolarizzare circa 600.000 migranti. Beh, io penso che sia una cosa che vada fatta. Sono persone che al tempo stesso sarebbero di grande aiuto per le nostre attività. È chiaro che c'è qualcuno che ha molto cavalcato le politiche anti-immigrati e quindi adesso si troverebbe in difficoltà a dire ma sì, facciamo questa regolarizzazione perché serve magari anche a coloro che mi hanno eletto. Parlo per esempio di molti coltivatori diretti che possono avere bisogno degli immigrati regolari per i campi, per badare alle bestie e così via. Viola Carofalo, lei che ne pensa di questa situazione? Io le dico francamente che a me questo ragionamento impostato su dobbiamo regolarizzare perché altrimenti gli italiani non possono mangiare le fragole, le pesche, l'insalata, mi fa ribrezzo, perché il problema della regolarizzazione è un problema attualmente, vista l'emergenza Covid, di salute pubblica, e quindi regolarizzare, far emergere persone che lavorano a nero e vivono in clandestinità significa anche poter meglio gestire e controllare in termini di sicurezza e di salute pubblica la loro situazione, ma mi fa ribrezzo perché queste persone non sono braccia e gambe, sono esseri umani, esseri viventi che hanno diritto a arrivare in un paese e a trovare una situazione che non li spinga tra le braccia delle mafie, delle organizzazioni criminali. E aggiungo un'ultima cosa. Trovo veramente capzioso, oltre che sicuramente fatto in cattiva fede, quindi non credo sia una questione di stupidità, altrimenti direi stupido, il discorso di contrapporre gli italiani poveri o gli stranieri regolari poveri agli stranieri irregolari, perché se queste persone, mi riferisco a chi è regolare e chi è cittadino italiano, oggi non hanno contributi, non hanno supporti, non stanno ricevendo come invece dovrebbero un supporto a una condizione di povertà grave nella quale stanno versando e probabilmente ne vedremo delle brutte in futuro quando si sbloccheranno si di qui a poco anche licenziamenti. Mi chiedo perché mai, se non per stupidità o cattiva fede, si va a contrapporre questa gente agli irregolari. Queste persone andrebbero contrapposte invece a chi su questa crisi e sulla recessione e la crisi economica, che ormai purtroppo da 10 anni in Italia non riusciamo a uscirne, ci ha speculato e ci ha guadagnato. Ne parliamo? Perché tanti ci hanno speculato e ci hanno guadagnato. Certo. Non è colpa certo dei migranti irregolari se oggi c'è qualcuno che sta perdendo il lavoro, che non ha la cassa integrazione, che non ha supporto al reddito.